Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Come state? È da parecchio tempo che non ci vediamo, che non faccio video. Scusatemi se sono stata un po' meno attiva ultimamente, ma non ho avuto tempo da dedicare a YouTube. Scusatemi se mi vedete struccata, ma iniziare un nuovo video tutta struccata non è il massimo. Ma siccome devo truccarmi e devo uscire, oggi è domenica e ne voglio approfittare con voi per fare questo video e truccarmi insieme a voi. Scusatemi per i capelli, ma dopo li andrò a sistemare un po' con il ferro. E niente, io da un bel po' che non faccio video, sto piangendo. Chi vedrà questo video pensa, sta piangendo. Se lo apre in questo momento pensa che sto piangendo. In realtà no, ma mi sono messa le lacrime artificiali. Nel frattempo facciamo le sopracciglia, così qua nel frattempo si asciuga. Che devo dirvi, è un bel po', da un bel po' che non faccio video. Guardo di qua perché c'ho lo specchio. È da un bel po' che non faccio video, ma mi sono accorta, cioè non è che mi sono accorta, è da un bel po' che non giro video e non pensavo che era passato davvero così tanto tempo. Saranno passate intorno due settimane, senza esagerare, sono sì due settimane abbondanti. E vi prego, scusatemi della mia assenza, se avete sentito la mia mancanza, ma un nuovo correttore della Maybelline, cancelletta, correttore occhiaie con bacche di Goji. Ho preso lo 02 nude, che sembra, lo metto anche qui come base per ombretto. Sembra, devo dire, un correttore abbastanza coprente, non va a seccare la parte dell'occhiaio, che a me questo interessava, e anche che mi coprisse un pochino le occhiaie. Non dico che doveva fare miracoli, perché non ha un costo molto eccessivo, anche perché non ha un costo molto eccessivo, quindi non pensavo che facesse subito i miracoli. L'unica cosa che non mi piace è il fatto che devo girare in continuazione per prelevare il prodotto. Non è che mi piace tanto. Ce l'ho da poco e ho notato che girando questa parte qui, non so se riuscite a vedere, si abbassa e credo che raccoglierà abbastanza prodotto, quindi fino alla fine non si andrà a sprecare, speriamo, perché io odio ultimamente sprecare i prodotti senza averli finiti tutti, perché poi nella boccettina rimangono e non riesco più a toglierli. E poi che devo dirvi? Col dito vado a prendere la mia cipria di Essence, questa Matte Milk Compact Power, questo qui è la 04 Perfect Beige, la solita che trovate in negozio. Lo metto col dito giusto per far aderire il correttore, senza poi che se ne va per fatti suoi durante il corso della giornata. E niente, ieri è stato sabato, oggi è domenica, devo uscire, vado a mangiare a casa del mio fidanzato. Ieri siamo stati al mare, non era una bellissima giornata, ma accontentiamoci un pochino. Come al solito arriva sabato e domenica, che qui il tempo fa veramente pie pena, fa veramente pena, e invece questa settimana è bellissimo. Metto questo, me lo sono dimenticata, questo mascara per fissare le sopracciglia, questo qua della Went and Gold, e me lo devo comprare perché è finito.
e vediamo se ne trovo, se oggi esco, perché devo comprarmi anche tante altre cose. Ora andiamo a utilizzare questa palette nude di Bella Oggi e andiamo prima ad utilizzare questo colore beige rosino. Vediamo che in fotocamera prende, non si vede niente, comunque il rosino è rosato e lo vado a mettere sotto la palpebra. Ops, con le dita l'ho rovinato, va bene, lo vado a mettere sotto la palpebra fissa, cioè mobile, voglio dire. E ieri sono andata al centro commerciale da me perché ieri è uscita la festa, ha fatto 15 anni il centro commerciale che è della mia zona, e c'è stata poi Annalisa. È stato un caso che io abbia visto il concerto di Annalisa, perché a me di solito i concerti all'aperto non è che mi facciano impazzire. Poi all'aperto sono scomodi, senza sedie, devi stare alzata, non mi piacciono. Però poi, siccome eravamo già lì, mi sono smesso di vedere, ce lo vediamo. Giusto per fare qualcosa di diverso, siamo rimasti lì a guardare il concerto di Annalisa. Diciamo che è stata come ospite lì al centro commerciale da me. Devo dire che pensavo che era un altro tipo di persona, nel senso, metto questo qui che è un satinato, questo qui con satinato beige, molto shimmer, e lo vado a mettere sull'arcata sotto qui delle sopracciglia. Devo dire che in televisione li vedi in modo diverso, con le telecamere, non è brutta, solo che è magrissima, molto 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 magra, è veramente magra, però le canzoni alcune le conoscevo, mi piacevano, altre invece sono più che altro canzoncine per ragazzini piccoli. Come colore di transizione andiamo a mettere questo aranciato, questo qui della palette Blush Italia, però è di avviso, è una ragazza bella, mi piace un sacco, si può dire niente, è bellissima, è bellissima, 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 c'ha una voce spettacolare, mi piace un sacco il tono della voce, il timbro, cioè è bello, c'ha una voce bellissima. Non c'è niente da dire, Annalisa ha una voce spettacolare. Però poi i testi delle canzoni sono canzoni che si ascoltano i ragazzini piccoli. Io ormai dopo una certa età non sono una vecchia, però non sono neanche da canzoncini del mio amore. Quindi l'abbiamo ascoltata giusto per vedere un concerto così. Qua c'è un vento, spero che non sentite il rumore del vento che soffia, perché non riesco a chiudere tutto perché sennò sono di caldo. Poi vado a mettere questo rosso, se lo vedete questo qui, e lo vado a mettere sempre qui, un po' più giù dove abbiamo messo l'aranciato. Oggi pensavo di poter andare a mare, invece questo tempo ci ha proprio stufato. Sabato e domenica lo sto facendo sempre brutto e io sinceramente mi secco, perché durante la settimana poi è bellissimo, però deve lavorare e non va al mare e io mi arrabbio tantissimo, perché aspetto sabato e domenica di uscire con Antonio per farlo pure un po' più, farlo rilassare, invece che non sa niente. Poi vado a mettere questo lilla, viola lilla. Sto facendo un mix di colori che non so se c'entra qualcosa, ma pazienza. Lo metto da questo lato a salire. Usiamo allora sempre questo colore qui, che è un azzurro, un blu elettrico, sempre qui. E
direi che ci siamo un pochino. E comincia a piacere. Così secondo me va bene. Poi che succede? Prendiamo il fix, spray fix di Sephora, questo qui. Lo vado a... aspettate che tolgo questa palettina sulle gambe. Prendo lo spray, lo agito e aspettate che mi... lo agito e lo bagno il pennello. Poi ho bagnato il pennellino. Ok. Andiamo a prendere questo giallo proprio flu, un giallo proprio flu. Guarda che bello, alcuni prodotti bagnati sembrano ancora più pigmentati e più belli. Mi conviene solo picchiettarlo, non stenderlo così, perché sennò finirà tutto per fatti suoi. Così, e prendiamo l'ultimo da questo lato anche e vado a riprendere il violetto che ho utilizzato e mischio con il blu che ho appena utilizzato e vado a sporcare qui di nuovo. Ora andiamo a sfumare tutto. Sotto andiamo a fare sempre un mix di colori, facciamo arancio, il rosso mischiato e lo mettiamo qua e il viola. In questo modo qui lo facciamo anche da questo lato. Che faccia brutta che facciamo anche il trucco. Che faccia brutta che faccio un po' brutto. Secondo me va bene. Ora prendiamo la matita nera che sto utilizzando questo Kajal Pencil Kajal di Essence, che è il 001 Black. Vado a metterlo proprio qui a sporcare le ciglia superiori. Cioè non devo fare un eyeliner, giusto per sporcare un po' le ciglia e poi a intensificarlo con un eyeliner. Vado a sporcare anche qui la riga qui dove c'ho le ciglia senza entrare dentro, perché poi sennò dentro si rimpicciolisce l'occhio, invece voglio l'occhio bello tutto di fuori e sporcare così. Poi vado a prendere il mio eyeliner di Essence, questo qua è Liquid Ink Eyeliner Waterproof, questo qui con l'azzurro solito, l'azzurro è nero, il solito, mi piace un sacco. E vado a disegnare i punti dove io ho già tracciato con la matita. Ecco, il primo occhio è fatto, cioè non c'è niente da dire, con l'eyeliner è sempre più bello l'occhio. Poi, che cosa faccio? Vado a riprendere il colore giallo con lo stesso pennello e vado a mettere anche giù poco poco. È bellissimo questo trucco, mi piace un sacco quel giallo abbinato con questi colori, è fantastico. Nel correttore questo qui è la Maybelline e vado a metterlo qui e poi vado a salire qua sopra, così pulisco tutta questa zona qui. Mi piace tanto, veramente tanto. Guarda già che bello, gli occhiali da prima adesso sembra completamente diversa. Ok, e ora mettiamo, prima quale fanno che metto un po' il camouflage questo di Essence insieme al fondotinta Light Fond Foundation Nifty Antietà di Cinecittà, questo qui lo mixo un po' qui
bagno leggermente la spugnetta. Ok. Anche se mi sento troppo chiaro. Posso mettere come... Mi sembra molto chiaro e vado a mettere un po' di BB cream. Sì, è molto meglio. Vado a fare un leggero contouring che è questa. È la 01 Science Kings Beauty. E non mi ricordo qual è, sempre la stessa versione però a mosaico. E vado a prendere quello più scuro. Vado a prendere colore più scuro e vado a fare un po' di contouring e poi con il pennello vado a sfumare. È veramente bello. Poi vado a prendere le ciglia e prendo questa qui, di Essence, sempre con tutto il pennello che ho sfumato, e vado a tolgo l'eccesso e tamponare prima qua, così tolgo, fisso bene il correttore, sembra che sia fissato bene. Vado qua a mettere un po' di gel. Vado a prendere il blush, questo qua di Sephora, il blush Sculpting, che mi sono rimasti solo due colori, il rosato e il pesca, e vado a mixare tutti e due. Mi piace fare così. Ho messo questa matita di Essence che è naturale, 6 Satin e Move, questo qui di Essence che scrivono veramente tantissimo e lo potete utilizzare anche come rossetto. Poi metto sopra il rossetto questo qua di Dior che è molto bello, giusto per dare un po' di luminosità al colore, mi piace un sacco, questo mi porto con me. E poi ho messo in questa scatolina perché è la versione di questo dei illuminanti di Sephora mi è caduto e quindi quello che ho potuto conservare sono stati questi due. Questo è questo che le ho messo in questa boccettina perché se no li perdevo e per me era veramente peccato, e sono questi qua un po', non mi ricordo che colore è, però molto luminoso, e se non li mettevo qua li perdevo sicuro, e quindi l'ho potuto l'ho messi qua. Per l'estate questo colore qui è veramente bello, mi piace un sacco. Se vi capita di prendere la palette di illuminanti di Sephora è veramente bello, infatti io presto lo ricomprerò perché vederlo in questo, però devo dire che in questa versione qua più polverosa scrive veramente di più e a me piace tanto. Non so se riuscite a vedere la luminosità che ha questo illuminante, è veramente paradisiaco, a me piace un sacco. Per fissare tutto metto il mio spray di Sephora. Sistemiamo i capelli. Cosa ho fatto? Ho comprato questo prodotto che è lo 60 6.0, che è uno spray che fa i capelli mossi come se uscite dalla spiaggia, ed è veramente fantastico, veramente fantastico, mi piace un sacco. Ora però li sistemiamo un pochino col ferro per dare un po' più di finizione al riccio. Comunque il trucco e il parrucco, diciamo, è finito. Spero che vi sia piaciuta la mia compagnia. Io vi mando un grossissimo bacio. Questo è il make up finito.
Vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao! E grazie per aver visto il mio video. E mi raccomando, iscrivetevi e guardate tutti i miei video. Iscrivetevi anche sul mio Instagram, perché lì sarò attiva sempre. E niente, io con questo vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ah, e se avete delle richieste di video, di makeup, scrivete qui sotto. E presto farò un nuovo video. Ciao, a presto, ciao!